722.000 voti, 722.555 per fare la precisione, perché io li vorrei ringraziare tutti. Sto facendo un giro della Sicilia, non li incontrerò tutti, però voi stasera con l'occasione per ringraziarmi davvero ad uno per quello che avete fatto e per il segnale importante che abbiamo lanciato. Oggi siamo con grande determinazione la prima forza politica di questa regione, ma soprattutto siamo il gruppo parlamentare più grande che c'è l'Assemblea regionale e ovviamente non faremo sconti a nessuno. Questi primi 100 giorni, seppur raccontati dalla stampa con questa fantastica luna di miele che si concede al vincitore, in realtà purtroppo, ma non sono io a dirlo, dovreste dirlo voi, non mi pare che abbiano prodotto grandi cambiamenti alla nostra terra. Eravamo in un modo, siamo rimasti nello stesso modo. Nessuno ha una bacchetta magica, però magari qualcosina poteva cominciarsi ad avviare. Invece io leggo grandi proclami sui giornali regionali e mi pare che nessuno stia chiedendo il conto. Immaginate che se avessimo vinto noi. Le camionette di Al Jazeera, di tutte le televisioni nazionali e internazionali sarebbero state ogni giorno giù dal Parlamento siciliano per raccontare di quelle incredibili, inconcludenti malefatte del Movimento 5 Stelle al governo di questa terra. E invece, quando a vincere sono gli altri, si apre quasi un credito. Ma va bene così, perché comunque noi cercheremo di lavorare per risolvere i problemi della nostra gente. Ma io cosa dovevo venire a fare per questa campagna elettorale? A parte il fatto che, permettetemi, ho un grande debito di riconoscenza nei confronti di Luigi Di Maio e del Movimento stesso, perché per 3 mesi ci hanno sostenuto qui in Sicilia facendo campagna elettorale al mio fianco e al nostro fianco, quindi glielo dovevo in qualche modo. Ma poi non volevo però portare in giro quelle che erano delle denigrazioni degli altri. Io stasera non vi parlerò di politica, perché mi hanno ragionato questa cosa. Io stasera non vi vorrò parlare di quello che gli altri non stanno facendo. Concedetemi la battuta iniziale, diciamo, sull'attuale governo. Io stasera vi vorrò parlare di quello che io sento dentro, perché ho detto, ma io adesso in questa campagna elettorale cosa dirò in giro? E mi sono venuti e mi vengono in aiuto quelle che sono, per la dire, alcune mie passioni. La ricerca, diciamo, della storia, e io sono poi un grande divoratore di film, di filmati anche storici, e ogni tanto mi diletto a leggere, diciamo, qualche libro. E per cui ho detto, ma magari gliela faccio raccontare a loro la storia che io vorrei raccontare ai siciliani. Magari riaccenderli, magari portare un pochettino quella rabbia che sentiamo dentro per la grande delusione che abbiamo nei confronti di chi sta governando la nostra regione, la nostra nazione, e magari farla diventare qualcosa di positivo. Però tante volte le parole che cerchiamo non le riusciamo a trovare per fare veramente colpo. I film invece sì, a volte, e lo fanno davvero con grande capacità. E allora io stasera analizzerò quello che è il nostro slogan: partecipa, scegli e cambia, facendovi vedere. Mi chiamo Willy Stasberg. Non lo fare partire. Anche tu? No, no, per carità, lo fanno gratis. Da che dovremmo licenziarlo? Cioè, grazie, anzi. Vi farò vedere appunto 3 filmati. Il primo, relativo appunto alla prima parola del nostro slogan, che è partecipa, scegli e cambia. Questa è relativa alla partecipazione e vi spiegherò poi perché l'ho scelto e soprattutto perché c'entra maledettamente col periodo che stiamo vivendo. Prego. Vengono da me dal sì. Io avevo un discorso su questo Stato e quello che gli serve. È inutile che ve lo dite io, siete voi lo Stato, se voi sapete che cosa mi serve. Guardate in ginocchio i vostri canzoni. Guardate i vostri raccolti. I vostri figli. Avete buchi. E muffa. E figliolanza ignorante a causa di questo Stato. Io avevo un discorso, ma non ce l'ho più. È il signor Taffi che ce l'ha adesso nelle sue grosse mani. Vero, dai? Guardate, vado a vedere al popolo, lo so prego. Allora, visto che ce l'ha lui, mi toccherà dire qualcos'altro. Ma va bene così. Perché se ho qualcos'altro da dire, ho una storia di un contadino zoppo, uno come voi, se permettete. Beh, questo tizio, tempo fa, questo zoppo,
cominciò a pensare a tutti quanti gli altri zonici, a cosa fare per loro. E un giorno